Buongiorno a tutti, sono Orfeo Reda e sono il proprietario di questo stabilimento balneare. La nostra attività si chiama Rido Clam Bezzi ed è situata sul lungomare di Amantea in provincia di Cosenza. È un'attività avviata già da circa 20 anni, hanno iniziato i miei genitori nel lontano 2001, quando io avevo ancora 13 anni, facevo il bagnino e ora mi ritrovo a gestire con mio fratello questa attività. Abbiamo cominciato nel lontano 2003 facendo le prime serate musicali. E il primo ricordo che mi viene in mente è stato all'età di 15 anni, diciamo, insieme a due compagni. Abbiamo organizzato davanti al primo Schiuma Party, una manifestazione che ha avuto un ottimo successo e che si propone anno dopo anno. Col passare del tempo ci siamo evoluti, abbiamo portato artisti del calibro internazionale. L'anno scorso, come ben sapete, abbiamo organizzato una serata con Fred De Palma. Durante gli anni ci sono stati anche altri artisti e ci siamo sempre dati da fare per far divertire i giovani di Amantea e provincia. Ci capita che comunque vengono turisti da altre mete europee, Germania, Stati Uniti, noi siamo sempre pronti ad accoglierli e siamo abbastanza preparati nella lingua e siamo sempre pronti ad accoglierli. Non c'è cosa più bella di far venire persone da mete europee e far conoscere la nostra cittadina. Questa situazione purtroppo quest'anno ci ha un pochino frenati. Io, ad esserti sincero, ero già programmato che la stagione avrebbe avuto dei rallentamenti. Nonostante ciò, però, non c'è mai la voglia di arrendersi e comunque continuare e a crederci sempre, soprattutto in questo paese, dove è un paese che dovrebbe vivere di turismo non solo 2 mesi all'anno, ma a partire già da aprile e a finire ad ottobre, come magari in altre mete succede questo. L'unica cosa che mi dispiace è che dovremmo crederci di più di quello che facciamo. Magari ci sono le difficoltà intorno al paese, ma nonostante tutto, comunque, non bisogna mai arrendersi e crederci sempre, perché comunque Amantea è un paese bellissimo, è un paese pianeggiante. Puoi andare dal lungomare, ti puoi spostare via Margherita, puoi arrivare al centro storico nel giro di 10 minuti. Bisogna crederci e bisogna organizzarsi prima e preparare, se programmare una stagione turistica già nei mesi di gennaio o febbraio, stilando un programma estivo. Il consiglio che mi sento di dare ai giovani di oggi è di uscire, passare il più tempo possibile fuori da casa, non stare rinchiusi in casa. La vita si vive in ogni singola giornata. Vivere la vita, acquisire esperienza. Il motto che ti posso dire, allora, soprattutto riguardante nella mia attività, è quando è nire luce traro, scappa e fui all'ubaiaro. Questo motto veniva utilizzato dai marinai di Amantea e sta a significare che quando vedevi all'orizzonte la montagna lì di Cetraro, nuvole nere con tuoni e lampi, ti avvertiva che stava per arrivare il maltempo. Vi ringrazio per avermi dato ascolto su questa intervista e vi invito a venirmi a trovare a Lido Clam Vezzi. Ciao a tutti!